Ciao a tutti, appassionati di storiografia militare e bentornati ancora nel quartier generale del Serenissimo, con un nuovo video, questa volta dedicato ad un episodio della categoria Operazioni Speciali. Che cosa intendo per operazioni speciali? La cattura di un obiettivo sensibile o se non la sua eliminazione. Quindi il video mi spinge a raccontarvi dell'operazione Rossesprung, cioè Mossa del Cavallo, iniziata il 25 maggio 1944, che prevedeva la cattura, se non l'uccisione, del maresciallo e allora capo partigiano comunista Josip Broz, da tutti noi conosciuto come Tito. Vi faccio un piccolo appunto. Il nome Tito non si scelse per ricordare l'imperatore romano. In realtà si trattava di una sigla riconosciuta come Organizzazione Segreta Terroristica Internazionale. Quindi tuffiamoci in quella macelleria a cielo aperto, in quel tritacarne che fu il fronte balcanico, uno dei peggiori fronti di tutta la seconda guerra mondiale e credo ancor peggio di quello russo orientale. Quindi, se siete pronti, facciamo il testamento ed iniziamo. Fin dal febbraio del 1944, l'intelligence tedesca, grazie anche all'intercettazione di comunicazioni radio tra i vari reparti partigiani, era riuscita ad individuare il nuovo quartier generale di Tito, ubicato nella cittadina di Drvar, nel cuore delle montagne della Bosnia. Da qui iniziarono i preparativi per un'offensiva diretta su larga scala contro il comando partigiano, impiegando forze di terra del XV Corpo da montagna, che con all'interno inquadrato anche la 7ª Divisione da montagna dell'SS Prinz Eugen, e preceduti da truppe aviotrasportate, il battaglione paracadutisti 500 dell'SS. Il numero 500 stava ad indicare tutti i reparti dei battaglioni di disciplina da dove nacque questa unità voluta da Himmler. La cittadina di Drvar fu scelta da Tito per la sua eccellente posizione strategica e per i numerosi ostacoli naturali che impedivano la manovra a truppe corazzate. La città era circondata da colline boscose ed in posizione dominante lungo la valle del fiume Unaz, che proteggeva la città da tre lati. In questo piccolo centro bosniaco si erano attestate diverse formazioni partigiane e ben armate per assicurare il controllo dei principali incroci stradali. Preparata ed organizzata nei minimi dettagli, l'operazione Rossesprung prevedeva un attacco concentrico di forze di terra nell'area di Drvar, preceduto, come vi dicevo, da lanci di paracadutisti proprio sulla cittadina bosniaca e da attacchi aerei con gli Stuka, per tentare di colpire direttamente la testa del movimento partigiano jugoslavo, quindi catturare o uccidere lo stesso Tito. Secondo i tedeschi, la cattura del capo comunista partigiano avrebbe inferto un colpo mortale all'Armata Popolare di Liberazione e alla definitiva pacificazione dell'area balcanica. Dai miei parti, si disse, basta essere convinti. Nonostante i paracadutisti SS diedero il via alla missione con i migliori auspici e battendosi bene durante l'operazione, il problema principale è che i tedeschi non conoscevano l'esatta ubicazione della grotta rifugio di Tito, malgrado avessero inviato sul posto numerosi agenti, tra i quali il famoso Otto Skorzeny, e quindi di conseguenza gli consentì di sfuggire all'agguato. Lasciati da soli a combattere contro le formazioni partigiane, la cui consistenza era stata fortemente sottovalutata durante la pianificazione, come al solito e su tutti i fronti, da parte dei tedeschi, lo SS Fallschirmjäger Battalion 500, dopo aver assicurato il controllo di Drvar e comunque aver attaccato il rifugio di Tito, ormai vuoto, ma difeso strenuamente dai reparti partigiani, i paracadutisti si ritrovarono a sua volta a doversi difendere dai continui e soverchianti contrattacchi partigiani, lamentando numerose perdite, specie tra gli ufficiali, tra cui anche il comandante del battaglione paracadutisti SS, Kurt Reipka. Trincerati alla meglio tra le mura del piccolo cimitero di Drvar, riuscirono a respingere i contrattacchi partigiani fino al giorno dopo, quando giunsero in zona i reparti croati, tra cui anche le milizie Ustascia, e tedeschi di terra, che avrebbero dovuto rilevare le forze aviotrasportate. Il piano fu un fallimento, visto la mancanza dell'obiettivo principale, ma malgrado la fuga di Tito, i tedeschi riuscirono comunque ad eliminare numerosi reparti partigiani nell'area intorno a Drvar, grazie anche all'intervento della Luftwaffe e a recuperare ingenti quantità di armi e munizioni fornite dalle missioni alleate.
Tra l'altro, l'Armata Popolare di Liberazione Jugoslava era principalmente equipaggiata con materiale e armamenti italiani, catturati dopo l'8 settembre del 1943. L'operazione Rossesprung fu una delle ultime azioni su vasta scala pianificata dai tedeschi nei Balcani e per colpire definitivamente la testa della loro organizzazione, ovvero sia il capo comunista Josip Broz Tito. Bene ragazzi, sicuramente non fu un successo, fu portato sì un colpo quasi mortale, ok, ma le forze partigiane comuniste riuscirono ad organizzarsi, anche grazie agli aiuti alleati e sovietici in quel dannato fronte balcanico dove si compiva una vera e propria guerra di sterminio. Come al solito, le fonti sono riportate dal libro di Massimiliano Fiero, Attacco all'Alba. Un po' di parte come libro, ma comunque non scritto male, con una chiara e dettagliata ricostruzione dell'operazione Rossesprung. Iscrivetevi al canale, è gratis, commentate, like al video, mi raccomando, e da Venezia 90 è tutto, al mio prossimo video e rompete le righe.